Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati su Clash Royale. Quest'oggi, amici, episodio un po' triste e malinconico. Innanzitutto, scusate per il clickbait pazzesco che ho fatto con la miniatura e con il titolo, ma mi trovo nell'account di Franci e non sono riuscito a convincerla a tornare sul canale. È veramente un bel problema. Per quale motivo? Perché Franci, con i suoi punti missione, è arrivata a 480 su 500 per il baule del re leggendario. O lo apro oggi da solo, oppure il baule del re leggendario non lo vedrete mai. Vi giuro, mi dispiace tantissimo completare questo baule da solo. Che poi il bello, avevo addirittura la missione per sbloccarlo. Gioca le 2v2. Mi hanno dato la sola, Tortello, Rizla ed infine Franci. Scusa, ma tu pensavi veramente che ti avrei fatto aprire il mio baule da solo? No, ragazzi, abbiamo una Franci sul canale, che bello! Ebbene sì, amici, vi abbiamo trollati. Finalmente, Franci is back sul canale, sono riuscito a convincerla, ma come faceva ad aprire il miglior baule di Clash Royale nell'account di Franci senza Franci? Ma io sono Impossibile. tornata solo per loro. Ma così mi ferisci, dopo tutta la fatica che ho fatto per farti tornare? Ma quale fatica? Fai queste affermazioni? No, io me ne vado. No, Maria, io esco! Ciao! Oramai sapete bene quello che faremo. Apriremo insieme il primo baule del re leggendario di Franci. Franci, devi sapere che in questo baule è contenuta al 100% una leggendaria. Ora te stai già pensando al mastino, ma questo baule è draft. Ha due possibilità. Possiamo non sceglierla nel caso in cui Te la uscisse. faccio scegliere a te. Ok. Vediamo se porti bene. Spero di trovare una leggendaria interessante. Soprattutto spero di sbloccare una nuova leggendaria, perché a Franci ne mancano esattamente 4. Stavo ragionando tra me e me, ma nel baule del re leggendario che apriremo dopo, si può trovare l'arciere magico anche se non siamo in Arena 11? Sinceramente non lo so. Mi raccomando, seguite tutto il video per scoprirlo. E seguite tutto il video perché a fine episodio Franci gemmerà con una cinquantina di gemme, perché passerà del tempo, il suo baule magico in apertura. Principalmente per il fatto che ha 666 gemme, cioè non si può vedere. Porta malissimo. Dobbiamo consumarle in qualche modo. Due cose al volo prima di partire. Innanzitutto, big pollicione all'insù di supporto per il ritorno di Franci. Quanti like? L'altra volta non l'hanno lasciato i 17.000. Questa volta ce la potete fare. Conto su di voi, 17.000 like, grazie a tutti per il supporto. Seconda cosa, annuncio al volo che, ripeto, il 22 giugno replicheremo il torneo di Clash Royale fatto l'anno scorso a Neramontoro. Ovviamente per tutti quelli di Terni e dintorni. Cena più torneo, ci saranno le coppe per la premiazione dei primi classificati. Saremo io, Gigi Dalox e probabilmente Franci. Spargete la voce. Finalmente possiamo andare. Ci facciamo queste 2v2 e sblocchiamo il baule del re leggendario. Franci, mi inviti te? Aspetto la Ma tua richiesta. non lo so, ci penso però. Dai. Contro livelli 11. Ci va di lusso. Molto molto bene. Non siamo in 28. svantaggio. Il problema è riuscire a vincere la battaglia. Inizia già subito. Io metto un bel cavaliere e te magari splitta gli arcieri. Ottimo Franci. Dovete sapere, cari amici, che Franci ha iniziato a giocare seriamente. Da quando ha lasciato il canale, si è dedicata alle battaglie e ho notato Ma una che palle. notevole differenza rispetto a prima. Servirebbero i barbari scelti sul mago. Ma Sì, no. adesso metti lì. Facciamo. Non davanti al mago. Vabbè, va bene comunque. Facciamo un super push sulla parte di destra. Qui mi difendo io con un moschettiere. Ragazzi, da no, 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 no. Mi serve la tronco, mi serve la tronco. Ci attivano la torre centrale. Ci siamo difesi. E l'abbiamo vinta. Franci, io ti Dai. sposo. Franci, io ti sposo. Non ci credo! Perché quel mago Non zap? Doppio strillare. mago zap! È l'enfasi della partita. Cavaliere messo. Ma quella combo l'hai fatta te sulla sinistra? Io Certo. E chi se no? non commento. Ragazzi, io non commento. Stiamo giocando in due Di e Franci soppiatto. sta giocando seriamente a Clash Royale. Metto un domatore per non perdere gli arcieretti. Ottimo, li abbiamo persi comunque, vabbè. Però comunque il L'hai domatore va a presa. prendere la torre. Ne abbiamo quasi prese due. Non siamo più quelli di un tempo. Siamo cambiati, ragazzi. No, non è più la coppia, quella un po' scarsa di Clash Royale. Adesso si Questa è una gioca coppia che scoppia. seriamente. Quel cavaliere potevi anche evitarlo Ecco. perché è stato solo bruciato. Distrutto il drago infernale. Facciamo il push? Aspettiamo. Ci serve Aspettiamo. un po' di mana. E infatti mi immaginavo una mossa del genere. Per fortuna che la torre. La gelo, ragazzuoli. La gelo è un problema. Ottimi barbari scelti. Perfetto il cast della tronco. Il gigante va giù. E Franci, no! Perché centrale? Perché hai questa mania di mettere il domatore centrale che non serve a niente, ma L'ho comunque deciso che riesce non a serve a prendere la niente, ma lo torre? dici Che tu? top Franci che abbiamo qui, ragazzi. Che ne sai, Che le mie top Franci. tattiche.† װ││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 
che abbiamo in queste Guarda battaglie. Guarda come li prende la torre. Io faccio una proposta. Se in 37 secondi riusciamo a fare le tre corone, Franci ti sposo. L'ho detto. Ragazzi, l'ho detto, andiamo a torre. Possiamo anche perdere la torre, non è importante. L'importante è prendere le tre corone. Ragazzi, mi serve un anello. Fermi tutti. Facciamo un anello con il cavetto Lightning dell'iPhone. Mi sembra l'unica cosa possibile. Ti stai emozionando? Sì. Lo facciamo un po' grande, tipo una mano di un gigante di Clash Royale, tutta la mano. Ragazzi, sposo ufficialmente Franci. Tre corone. Che team incredibile. Che cosa hai fatto? Ma... sono divorziata. Ma già? Sì. Prima battaglia andata. Ne facciamo subito un'altra, così ci sblocchiamo finalmente questo baule del re leggendario che sta lì. Dai, da una vita. Le tre corone e così apre il baule della corona. Andiamo. Olè, seconda battaglia. Livello 12. Livello 12. Questa volta il nostro amore sarà messo duramente alla prova. Non ho capito come si chiama l'avversario. Sinceramente neanche io. K9 più B. Quindi io vado con un moschettiere. Drago infernale, ci sta alla grande. Mi bastano semplicemente gli scheletrini, Franci, non ti inventare. Golem al 5, pusciamo dall'altra parte. Mettimi subito un cavaliere. Vai. Sulla parte di destra. Sblocco immediatamente il domatore e andiamo a fare il cattivo e brutto tempo. Sulla torre di destra, vai domatore. Come se non ci fosse un domani, spara la fireball. La. Franci ci sta, la giocata mi piace. La giocata mi piace perché dalla... No, perché queste Dai, cose sì. Il golem era scoppiato, Franci aveva un capellino di vita. Hai sprecato praticamente l'elisir, ma siamo comunque leggermente in vantaggio. Se metti un domatore, non lo mettere più. Oramai non facciamo più in tempo. Grax, ritira tutto quello che hai detto. Vai moschettiere. Qui io metto i barbari scelti. Aspetta l'arrivo nella nostra parte del campo. Ok, glieli metti dietro. Ora. Franci, quando li metti? Ok. Mamma, mi ha fatto prendere un colpo. Ho messo il cavaliere per la witch e mi serve anche un tronchetto per allontanare il tutto. Situazione totalmente di stallo. C'è poco brio in questa battaglia. Occhio al drago infernale. Ok, con lo spiritello. No, il cavaliere, raga. Raga, guardate il cavaliere. Il drago infernale. Ci penso io con la fireball. Yeah, pulito tutto. Ora, io non so sinceramente perché ho messo il cavaliere a destra. Io l'ho messo dietro. Ma l'hai messo a destra, va bene lo stesso. Io andrei sulla parte di sinistra. Metto io il domatore. Ti preparo un eventuale fireball per qualcosa che metteranno loro. Invece serviva la zap. Va bene lo stesso, Franci della buona. Ragazzi, che push che sta arrivando. Sta arrivando il push della vita. Bellissimo anche il rocket. Ha sbagliato, non ci credo. Non ci posso credere. Il moschettiere riesce a prendere la torre. Ha gelato malissimo. Non è riuscito a prendere il nostro moschettiere. Ma a cosa serve il domatore di sguincio? Ma lì non serve a niente. Prende solo più colpi. Serve la fireball in questo momento. Ottima la zap. Il mio domatore. Purtroppo non riusciamo a fare le tre corone. Ma ci stiamo per portare a casa il baule del re leggendario. Ancora non è detto. Metti il cavaliere. Ho sbagliato. Franci, è difficilissimo. Non riesco a commentare. È una battaglia complicatissima. Mi serve subito un tronco. Abbiamo congelato il domatore di livello 8. Ci siamo difesi. Mamma e abbiamo vinto la battaglia. Non ci voglio credere. Arriva un rocket, ma non ce la fanno. Ragazzi, ufficialmente, nuova coppia dell'anno su Clash Royale. Siamo troppo OP, le vinciamo tutte. Quindi, se non erro, tornando indietro, dovresti avere completato la missioncina. Vai a vedere nelle missioni. Oh yes, che ci dà anche 10 gemme. Ideali per gemmare il baule magico. Io a questo punto dono un ariete. Franci, dono un ariete, chiudo il mio gioco. E non ci rimane altro che concludere questo episodio con un bellissimo chest opening. E acquisto. Sì ragazzi, è mezzanotte, ci prendiamo la borsa d'oro. E i moschettieri. Se non erro abbiamo anche un baule omaggio. Oh yeah, lo prendiamo? Certo. Sì, vai, aprilo te. Cosa potrà mai contenere? Le gemme ci sono? Attenzione, sì, ci sono le gemme. Vai con il secondo skip. Golem del ghiaccio, non male. Ma li tu sto li per portare. Sul mio? Eh sì, mi sbaglio perché li richiedo anche sul mio. Li sto per portare a livello 11, raga, ne mancano pochi. 600. Ultimo skip. I mascalzoni. Mascalzone. Carini. È arrivato il momento di gemmare. Poi alla fine, baule del re leggendario. Non vedo l'ora, chissà cosa potrà mai contenere. Chissà gemma. Quale leggendaria. Spero tutto tranne il mastino. E soprattutto spero di non trovare il mastino in questo baule magico. Perché ultimamente i bauli magici riservano un sacco di sorprese. Franci, gemmalo. Se me lo trovi me ne vado. Riabbandoni il canale? Sì. Facciamo il video bis? Sì. No, dopo ci rimangono male. Ti hanno mandato tantissimi messaggi di supporto. Ti vogliono ti tanto bene. Ti caccio a te dal canale. No, ma è il mio canale. Banda alle ciance. Baule magico, gemma tutto. 58 gemme. Andato.
Secondo me c'è la leggendaria. 1140 di oro, veloce. Vai. 14 sgherri, 15 mortai, 19 Tesla tutte comuni. Leggendaria c'è, 3 porcellini. Leggendaria. 39 Vai. Gang di goblin. Ragazzi, non c'è la leggendaria. Peccato, meglio così. Me la sono scampata. 4 principi. Questi sono buoni, puoi portarlo a livello 5. La cosa bella è che nel baule del leggendario c'è una leggendaria, c'è leggendaria assicurata. Ci prendiamo al volo la missioncina che ci dà anche 10 gemme. È il tuo. Aprilo te. Vado. Baule del re leggendario, il miglior baule di Clash Royale. 4.000 di oro, 660.000. Devi anche scegliere te qui. Ah no. Che cosa scegli? Il ghiaccio. Brava. Così te li dono. Golem di ghiaccio. Cavaliere o spiritello? Cavaliere. Sì, ci sta. Il cavaliere lo porteremo a livello 12. Che schifo. Cioè, torre bombardiero o capanna goblin? Non lo so sinceramente. Prendi la capanna, dai, OP. Le prime epiche. 6 fulmini contro i gigascheletri. La fulmine. Io prenderei la fulmine. Comunque, stiamo andando sulla stessa lunghezza d'onda. Qui, guardio strega. Strega gigante con la strega, logicamente. Mancano le ultime epiche. E questa è logica. C'è anche bendato, prenderei il draghetto. Brava. Leggendaria. Ragazzi, leggendaria. Tutto tranne il mastino. Io vi giuro, ragazzi, che se escono due mastini come scelta, io lo dico, poi non potrà mai succedere, ma se escono due mastini come scelta, chiudo il canale. Sottoscritto da Grax. Non io può non succedere. Voglio vedere. Non può succedere. Vai, giro io? Sì. Me lo lasci a me? Sì. Dai che ti sblocco qualche nuova leggendaria. Girano tutte le carte. Vai, qualcosa di interessante. Olè, guarda un po', cara Franci. La Sparky. Nuova carta. L'abbiamo finalmente sbloccata. E questa è una carta molto molto utile, soprattutto in guerra. Io prenderei quella. L'abbiamo presa. Ottimo, abbiamo concluso in bellezza questo episodio. Ci è andata bene, il mastino non lo abbiamo trovato. Ci è andata bene. Abbastanza. Oramai, ragazzi, il mastino è la carta bandita dal mio canale. Non lo voglio più vedere. Detto questo, io vi ricordo un bel pollice all'insù.